Quanto è utile incontrare i bambini, educarli, formarli per far capire loro che, e lo fanno i familiari di vittime di mafia, che bisogna combattere ancora il fenomeno mafioso? Sì, è abbastanza utile. Questo, noi siamo dei familiari vittime di mafia, dove racchiudiamo genitori, fratelli, bambini, e questo è per noi almeno un impegno che facciamo nella quotidianità, in maniera tale da, come diciamo sempre noi, portando le nostre esperienze accompagnate da quelle di un magistrato come il dottor Leonardo Aguesci, il movimento delle agende rosse con Rosanna Melilli o il giornalista Mauro Faso, che portiamo quotidianamente, perché ognuno di noi con la propria esperienza e testimoniando quello che facciamo nelle scuole, ci piace pensare che piantiamo sempre dei semini della legalità, che le nuove generazioni possano, ascoltando tutte le esperienze di ognuno di noi, possano avere un qualcosa che anche da una semplice emozione, perché molto spesso sono delle emozioni che scaturiscono da questi interventi nostri, soprattutto quando parliamo nel dolore, entriamo nel dolore di noi familiari, e se c'è un'emozione evidentemente stiamo lasciando qualche cosa, quindi è questo quello che a noi interessa e lo facciamo veramente nella quotidianità.